La creatività gioca un ruolo sicuramente importante. Quello che è cambiato è che, avendo a disposizione una serie sostanzialmente amplissima di mezzi di comunicazione e differenti touch point, è chiaro che la creatività a questo punto deve essere guidata da quello che è una conoscenza di quello che è l'impatto di questi canali sul target finale. L'esempio semplice è: se una volta possiamo semplificare, c'era solo la televisione e la stampa, chiaramente una semplificazione, in qualche modo si era obbligati a fare comunicazione su quei canali. Oggi è più importante sapere in una fase iniziale su quale media il target va a fare le ricerche, o comunque si informa, attraverso quale media si informa, e quindi la creatività in qualche modo si adatta anche al tipo di media che abbiamo a disposizione.